Ciao a tutti, da Philips N1, benvenuti in questo nuovo video dove analizzeremo la stagione di Perez ad Austin. Prima delle news reali, non virtuali, per quanto riguarda la Lotus, in vista di Austin, l'ufficiale arriverà Raikkonen e si scontra Raikkonen Kovalainen. Questo dice appunto Kimi Raikkonen, quindi scambio tra finlandesi. E poi altro a segnalare, sì, beh, la diretta Rai, per chi non lo sapesse. Prove libere 1, un quarto alle 4, prove libere 2 alle 7, poi qualifica alle 7, gara alle 8. E niente, ora andiamo ad analizzare la stagione di Perez con una serie di giri sul circuito di Austin in Texas, prossima tappa del campionato mondiale di Formula 1. Bene, partiamo con la bellissima McLaren. Prendiamo il giro dicendo appunto, partendo appunto dalle prime gare di Perez, sempre passa un po' in difficoltà rispetto al compagno. E per quanto riguarda me, personalmente non lo ritenevo adatto ad un ruolo McLaren sin dai primi test, anzi no, sin dall'approccio, sin dall'arrivo a Woking, perché non lo ritenevo abbastanza maturo per andare in un team di così tanta importanza, diciamo, come la McLaren. E invece, nonostante un inizio un po' così, tipo gli incidenti di Monaco con, oh mio dio, mannaggia, con sì, ho i flashback, quindi ragazzi sorry, ma ho i flashback, manda a fa un bagno il sembrato che non so chi fosse. Sto dicendo, ecco, a parte Monaco, che appunto l'incidente che ha avuto con i piloti, e ci siamo andati addosso a un pilota con i piloti, quali erano un po' i problemi, diciamo. E a parte quei problemi, dopo la sua stagione non mi sembra sia andata particolarmente male, quindi per me la sufficienza se la merita tutta, perché comunque è un pilota latino, i latini sono coraggiosi, infatti di lui premio il coraggio. E Non mi è piaciuta sta mossa della McLaren di lasciarlo andare via, perché comunque Checo per me è un talento, forse non ancora pronto per il prima, adesso sì, per il salto nelle scuderie importanti, però un talento che merita senza dubbio un passo nel circus, quindi per me deve cercare appunto una scuderia. Spero tanto nella Sauber, che è un talento che non merita di stare a piedi, ecco. Perché questi incidenti? Perché, mannaggia. Ecco, sono dopo sul cordo. Adesso la vettura, vabbè, facciamo un po' di numeri.
Ecco, se i numeri in realtà ne è rotto. Rientra ai box, ripeto, rientra. Col cavolo che rientro, faccio un po' lo stupido. Giusto per voi un po' di. Bornatelli, stavo dicendo. Abbiamo notato che le gomme si stanno degradando e si formano bolle. Raffreddale subito. Sto dicendo, che è un merito appunto di. Di fare, di andare via dalla. In questo momento Jenson è settimo. Ma la Formula 1 è. E ovviamente che una squadra lo prenda in considerazione perché se lo merita e mi dispiace che lascia appunto il Circus e perché come ho detto prima è un pilota coraggioso, a me ha anche dato di un buon talento tutto sommato, ma il suo carattere è un po' così, un po' combattivo, ecco, ci sta alla fine, perché alla fine secondo me i piloti non sono delle semplici bamboline che sono lì a far niente, ecco, a fare i fighetti, diciamo, sono piloti e i piloti si sa sono combattivi, sono persone che combattono. Dzeko combatteva, poi di Lorenzo ci sta, ripeto, capita. Però io la sufficienza gliela do, se la merita. Quanto riguarda il suo futuro, spero davvero che un team lo possa prendere, spero nella Sauber, perché lo voglio in Formula 1 come li voglio gente come Kobayashi, come Bruno Senna e altri nomi. Però non voglio vedere gente che è in Formula 1 solamente per i soldi del papà e. Questo fa male all'autosport. Vabbè, così. Ora andiamo all'undicesimo posto, undicesimo posto. Ecco, voglio sapere cosa pensate di Austin. Lo scudo trovo probabilmente fantastico. Il risultato lo sto facendo mentre sto parlando, mi sono concentrato. Quindi. La guida è quella che è. La guida appunto di un gameplay commentato. Sentite i rumori, sono il cambio col joystick. Stai bloccando le ruote anteriori, cerca di regolare il bilanciamento della frenata sull'asse posteriore. E niente. È così. Sono curioso di vedere cosa fa a fine stagione. Confido. Ma la Sauber che lo possa riportare all'ovile, diciamo. Si stanno formando bolle negli pneumatici, devi raffreddarli. Figo, incidente. Il tuo alettone anteriore è leggermente danneggiato, non rientrare, non dovrebbe. E niente. Dico 6 se lo merita. Ora portiamo tutto al traguardo e. Cambio super corto. Ok,
con l'ingresso suicida nel box. Beh, con questa cavolata pazzesca, questo metà schieramento per un giro non serio, con questa McLaren MB4/28 che viene spinta dai meccanici nel box, si chiude il video. Ripeto, io a Perez do un 6, anche 6 e mezzo, dai, facciamo 6 e mezzo. Voi che voto gli date? Che voto gli date? E appunto, se il video vi è piaciuto, mi scuso per gli errori, vabbè, ogni tanto succedono, ma ripeto, questo giro è un giro non impegnativo, è un giro appunto parlando e non impegnativo, ecco. Però spero comunque il video vi sia piaciuto. E niente, con questa McLaren nel box di Aussie e la bocca folla c'è il pubblico per giunta alla maniera francese, ci vedo in questo video, spero vi sia piaciuto, un saluto da Philips N1, ciao!